Buongiorno, sono Clara Comuzzi, ricercatore dell'Università di Udine e mi sono occupata all'interno del progetto Il tempo della mela della determinazione delle strutture di pectine, di cui oggi vi presenterò alcuni risultati. Le pectine sono strutture molecolari che hanno la funzione all'interno di un frutto di collante cellulare, cioè sono quelle strutture che permettono alle cellule del frutto di rimanere unite. La quantità di pectine all'interno del nostro frutto ne determina la croccantezza. Le pectine sono una componente della fibra alimentare e come tali non vengono digerite nelle prime fasi digestive, nella fase orale e nella fase gastrica, ma vengono digerite in fase intestinale, dove costituiscono il nutrimento per il microbiota. La flora intestinale è infatti in grado di metabolizzare le pectine trasformandole in acidi grassi a corta catena. Le pectine sono, da un punto di vista chimico, eteropolisaccaridi, ovvero polimeri formati da unità zuccherine diverse tra di loro. L'unità zuccherina maggiormente rappresentata è l'acido galatturonico, presente sia in forma libera sia come suo derivato che si chiama metilestere. Il legame tra i diversi tipi di acido galatturonico va a costituire la catena principale di questo biopolimero. E una particolare zona di questo biopolimero, che si chiama pectina, è ricca di ramificazioni, costituite da zuccheri diversi dall'acido galatturonico. Si trovano infatti in percentuale maggiore unità quali l'arabinosio, il galattosio ed il rapnosio. In questo progetto di ricerca, l'analisi della struttura delle pettine è stata condotta utilizzando una tecnica piuttosto sofisticata, la risonanza magnetica nucleare. Attraverso questa tecnica si determinano, per esempio, la composizione delle pectine, ovvero quali sono i tipi di zuccheri che costituiscono questo polimero e in quale percentuale questi zuccheri sono presenti al suo interno. Un altro dato che si può dedurre dai dati raccolti è il grado di metilazione delle pectine, il cui valore ci dice in pratica quanto acido galatturonico è presente in forma esterificata. In questo lavoro di ricerca si è voluto verificare se ed eventualmente come processi tecnologici, quale la riduzione della polpa di mela in purea o la sua omogeneizzazione, potessero influenzare la struttura delle pectine. L'analisi dei dati ha dimostrato che i processi tecnologici non apportano modificazioni sostanziali alle strutture delle pectine estratte. Per esempio, il grado di metilazione è analogo nelle pectine estratte da polpa di mela, purea o omogeneizzato, così come sono analoghe le percentuali di rapnosio, arabinosio e galattosio. Ma quando la polpa di mela, la purea e l'omogeneizzato viene sottoposta a un processo che simula la digestione gastrica, allora le pectine estratte mostrano differenze strutturali tra di loro. In particolare mostrano un diverso grado di metilazione. Ove le pectine estratte da purea e omogeneizzato digerite risultano molto meno metilate, quindi hanno un grado di metilazione molto più basso rispetto alle pectine estratte dalla mela digerita. Quindi, in base ai dati finora raccolti, sembrerebbe che a seconda che si mangi una mela fresca, oppure la sua purea, oppure il suo omogeneizzato, le pectine che arrivano al nostro intestino hanno strutture diverse. E cosa questo comporti poi in fase digestiva? Cioè nella fase in cui il nostro microbiota le assume e le metabolizza, questo è sotto indagine.
e spero di potervelo raccontare nella prossima puntata.